l'unica sua fonte di reddito è questa cassa integrazione che stiamo andando avanti da più di un anno e che si aggira su 750-800 euro al mese. Il Consiglio metropolitano di Torino ha ascoltato in un'audizione aperta al pubblico una delegazione dei rappresentanti dei lavoratori dell'ex Embraco di Riva Presso Chieri, che ha sollecitato l'impegno delle forze politiche e degli enti locali per la reindustrializzazione del sito e per l'individuazione di un soggetto serio che possa portare avanti l'operazione. I dipendenti della ex Embraco si sentono presi in giro dalla multinazionale israeliano-cinese che aveva promesso l'anno scorso investimenti che non si sono mai concretizzati, a danno di dipendenti che devono sopravvivere con i 750 euro dell'indennità mensile di cassa integrazione. I lavoratori Embraco in crisi oggi dai banchi del Consiglio metropolitano hanno fatto un appello alle istituzioni, non tanto alle nostre locali che sono vicini, ma al governo nazionale. Il 2019 in Piemonte, nel nostro territorio metropolitano, si conclude con una serie, purtroppo, di crisi aziendali. Sì, molte di queste crisi sono aperte da anni, quindi purtroppo si evidenzia il fatto che il nostro territorio ha subito più di altri la crisi che c'è stata ormai circa 10 anni fa, forse di più. A livello di territoriale volevamo esprimere la vicinanza del Consiglio metropolitano e tutti i sindaci, in tanti che anche con me sono venuti lì appunto davanti ai cancelli di Embraco. Oggi c'è un tavolo al Mise molto significativo che speriamo possa avere un esito positivo e oltre a esprimere la nostra vicinanza ovviamente abbiamo dato disponibilità rispetto a costruire strumenti di supporto, anche se le leve politiche non sono qui, ma di supporto e vicinanza anche in seguito all'esito del tavolo di oggi pomeriggio. Come diceva Sandro Cattini, un famoso discorso di fine anno dell'81, io credo nel popolo italiano, un popolo generoso, laborioso, non chiede che il lavoro, una casa e poter curare la salute dei propri cari. Non chiede quindi il paradiso in terra, chiede solamente quello che dovrebbe avere ogni popolo. Grazie per tutto, mi auguro buone feste di fine anno e buon Natale. Grazie. Il padre di una bambina che è nata purtroppo da lei in concomitanza con questa situazione molto grave e quindi oggi ha quasi 2 anni. L'unica sua fonte di reddito è questa cassa integrazione che stiamo andando avanti da più di un anno e che si aggira su 750-800 euro al mese. È chiaro che pagando un affitto di 500 euro e aggiungendo tutte le spese quotidiane per vivere gli rimane veramente poco. Quindi la sua storia, che l'ho conosciuta in questi giorni, è proprio l'emblema di quello che ci sta capitando e ci sta allargando a tutti i protagonisti di questa vicenda. Ho letto questo messaggio perché lui voleva essere presente, ma non è potuto venire a manifestare questa situazione perché anche gli euro che gli sono rimasti cerca di massimizzarli per la propria famiglia. Quindi si scusava dicendo che ovviamente questa situazione non è umile solo noi, ma umile soprattutto lui. Questa è una situazione emblema di quello che ci sta capitando. E queste sono le conseguenze di queste azioni che le multinazionali ormai stanno facendo in una maniera veramente incredibile. Questa migrazione di lavoro all'Italia, eccetera. Come la Whirlpool, che abbandona il territorio, non facciamo qui gli esempi, ma sono agli occhi di tutti. Per questo motivo bisogna cercare delle soluzioni reali che impediscono che queste potenze ci lasciano senza lavoro. Soprattutto ci lasciano senza la possibilità di ricollocarci, cosa che noi pensavamo che capitasse. Quindi non bastano delle promesse, la solidarietà, che sono sicuramente delle belle cose, ma vogliamo costruire i fatti speriamo che ci siano oggi come ricordate. Ci sentiamo quindi abbandonati dalle istituzioni, non da quelle locali che ovviamente fanno quello che possono nel loro piccolo, ma soprattutto quelle nazionali. Ci sentiamo traditi un po' dal Ministero che si è reso grande tra l'altro di questa reindustrializzazione, diciamo la loro superficialità, diciamo il loro prendere in considerazione la situazione però in maniera sempre un po' blanda, non hanno convocato tutti i soggetti che fanno parte di questa storia, perché sicuramente, visto che la situazione sta crescendo, sta diventando bollente, magari vogliono passare questa patata a qualche altro curatore fallimentare, per non sarebbe veramente la fine. Quindi questo noi cerchiamo adesso di renderlo pubblico qui, soprattutto
soprattutto per richiedere un intervento che sia più immediato. Concludo dicendo che, come è stato detto, penso che sia opportuno anche per noi attendere l'esito evidentemente del tavolo che ci sarà oggi pomeriggio al MISE, e in seguito a quanto accadrà nel tavolo io ribadisco la disponibilità di tutto il Consiglio metropolitano, credo anche di poter parlare a nome di sindaci, tra l'altro molti erano presenti con me proprio lì davanti ai cancelli, di valutare quali possono essere le conseguenti azioni da intraprendere, politiche evidentemente, perché questo è quello che possiamo fare noi a livello territoriale, di sensibilizzazione rispetto anche agli enti nazionali. Quindi credo di poter ringraziarvi a nome di tutti, penso che ci risentiremo ovviamente a breve anche alla luce del tavolo che ci sarà questo pomeriggio, e credo di poter ribadire di nuovo non solo la vicinanza ma anche l'intenzione di tutto il territorio di far sentire la voce di questa crisi e delle tante crisi purtroppo che abbiamo presenti sul nostro territorio. Grazie, credo di poter chiudere a questo punto il consiglio, e noi, ricordo ai consiglieri, ci rivediamo il 23 alle ore 18.